prima. Facciamo un applauso al nostro Nicola Battaglia. Ciao Nicola. Ciao. Nicola, oggi qui non solo rappresentanza dei luoghi italiani, tu lavori anche in un ristorante anche a Londra. Sì. E la cosa bella è che tu cucini anche per gli atleti. Sì. Le medaglie d'oro, ma diciamo, non atleti così, diciamo, coloro che hanno portato a casa poi la medaglia d'oro. Assolutamente. E sì, che sì. Prodotti utilizzi? Ma guarda, cucina mediterranea, cioè mi viene un po' da ridere che avendo questo dibattito che prima, sì, mi viene abbastanza da ridere, perché lavorando anche a Londra noto che l'inglese è veramente gode. Sì. Però quando non è, mangia. No, cioè, cos'è? Intanto io vado avanti. Sì, perché tu avanti. Ti faccio un risotto con gorgonzola. Che facciamo? Vediamo anche la grafica. Che facciamolo? Risotto al gorgonzola su crema di zucca e noci. Esatto. Questo giusto per far vedere la quantità del gorgonzola per il risotto. Cioè, e come diceva prima il dottore, cioè non è importante il quanto, cioè sì, è la qualità. Il gorgonzola lo devi mangiare, ma non è che lo devi mangiarlo tutti i giorni. Assolutamente, certo, molto, certo, importante. Certo. Okay? Allora, questa è la grafica, vedi, tutto quello che dobbiamo utilizzare. Allora, iniziate a fare il brodo. Sì, esatto. Okay. Ho fatto tostare il riso, io sì, sto usando un Cannaroli, con la cipolla. Poi okay, se mi fai fare tritare un po' la cipolla, esatto, così. Fina, fina, poi, dai, grazie. E sta andando avanti. Veramente importante, c'è questo bollino rosso, c'è il semaforo. No, sì, semaforo, assolutamente, stando a Londra. Sì. Poi tra l'altro a Londra sono più grassi purtroppo perché vengono, no, assolutamente. Purtroppo perché però, non seguono una assolutamente alimentazione. Cioè, quando ci sono durante le Olimpiadi la testimonianza, il fatto che sì, viene chiamata la cucina mediterranea per dare salute, questo è in assoluto la prova di tutto. Cioè Phelps, Kobe Bryant, la Sharapova, c'è gente che deve mangiare bene, mangia la cucina mediterranea, io ne sono il testimone. Certo, assolutamente. Bravo, bravo. Daniel, allora, tu che comunque lavori nel settore del vino, sì, da Wine Spectator sei passato, sei a Wine Advocate, quindi diciamo che l'unione del vino con il cibo anche, quindi va veramente di pari passo. Esatto. E come vedi questa situazione? Innanzitutto vediamo che tu sai anche cucinare. Beh, qualcosa sei. No, diciamo non dal taglio della cipolla, però no, so che sei cucinare. Ma... Vero, testimoniato. Come vedi questa situazione? Sei favorevole? Ma ho sentito la parola risibile, ma mi sembra anche qualcosa di abbastanza pericoloso. Non possiamo, secondo me, delegare ai nostri governanti, non possiamo prendere istruzioni o tantomeno ordini su cosa possiamo e dobbiamo mangiare. Per quanto riguarda la salubrità della dieta italiana, della dieta mediterranea, ormai è qualcosa di acquisito. E abbiamo capito anche che oramai potremmo dire anche nutraceutica, come dice dopo il nostro professor Calabrese. Sì, ma basta vedere un po' i fatti sulle aspettative di vita. Cioè, gli italiani sono il popolo più longevo dell'Europa e vivono più di un anno e mezzo in più degli inglesi. Ci sarà ma dobbiamo prendere istruzioni da loro su come mangiare? O saranno loro che dovranno prendere istruzioni? Esatto. Bello che lo dice esatto, lui, bravo, bravo, bravo. E giustamente tu sei andato lì, allora sono andato lì. Intanto, vedete, ha messo un letto, hai fatto un letto di zucca. Un letto di zucca. La zucca l'ho fatta semplicemente in questo modo qua. Zucca, cipolla, olio, ho messo la zucca a crudo in un pentolino e poi ho messo un pochettino di brodo vegetale. Io uso sempre brodo vegetale. Sempre. Ho frullato con un classico frullino. Perfetto. Quindi non fate bollire la verdura, è un po' come la lezione che abbiamo detto dei broccoli. Dell'altra non volta, fate okay, bollire direttamente. Bene. Quindi la zucca. Ok. Il gorgonzola che ha cotto dentro il riso. Quando l'hai messo però il gorgonzola? A metà cottura. Okay. Vedi, questa è ancora quindi cuocendo. Non metterlo... Io ho fatto due cotture. Assolutamente. Non dobbiamo metterlo quindi all'inizio. No, a metà cottura. Assolutamente. La proporzione la vedete? Sì. Assolutamente. Questa zucca, alla fine ho messo un pochettino di noci. Ah, che bello. E quindi andiamo a mettere. Perché le noci ovviamente fanno anche bene. Bravo. Ok. Questo è il primo piatto, perché dopo ne faremo un altro invece con ali di pollo avvolte nel lardo su crema di castagne e olio al rosmarino. Ma intanto però voi rimanete con me, cerchiamo di capire meglio che cosa significa quindi il semaforo rosso, giallo e verde con Elisa.